sono Gisus e oggi sono a casa di Roma, o Mettium, chiamatelo come avete voglia, insomma, io lo chiamo Roma. Saluta, prego. Ciao, sono qua a sinistra. Ciao. Alla vostra. Allora, e oggi siamo su Clash Royale. Allora, ho fatto un bel po' di progressi dall'ultima volta che ho fatto la Clash Royale Challenge. Infatti sono in Arena 7 adesso. E oggi devo fare un bel episodio easy, magari qualche attacchino. E direi, iniziamo subito aprendo il baule della corona. Perché così dopo posso iniziare già a fare corone. Prima cosa, seconda cosa, un mio amico ha detto, Albelama, poi vi faccio vedere il profilo che è il terzo nel clan, ha detto che se io dovessi trovare la leggendaria, lui cancella, nel baule magico che vedete che ho giù, lui cancella Clash Royale. Oh, parola, l'ha promesso stamattina davanti a tutta la classe. 18 con il gigante reale, epica! No, una merda. Allora, Belama, vedete, è terzo, 1867. Ah, è sceso, era 1936 stamattina. Vabbè, capita, questo gioco è fatto così. Ok, direi di aprire anche un baule oro, che così almeno abbiamo già direttamente uno slot. Ma perché i giganti royale? Non è che se uno in Arena 7 deve trovare per forza i giganti royale. Anche i goblin lancieri mi andrebbero... Oh, 12 cannoni, quelli mi vanno bene. E la torre bombardiera, che non serve a niente. Allora, vi faccio un attimo vedere il mio deck. Il mio deck con cui... sono salito praticamente dall'arena 5 è questo: alla Jade, gli Spirit Goblin o i Goblin Lancieri, la mongolfiera, il cannone, il drago, la valchiria, il pecca e le frecce. Di base attaccate con mongolfiera, mini pecca e drago. Tutte le altre cose, e la Jade naturalmente serve per aiutare la mongolfiera, tutte le altre cose servono per difendere, per tankare. Infatti, come vedete, il costo del mazzo è piuttosto basso, pur avendo dentro la mongolfiera. Ok, direi che possiamo andare a fare subito una battaglia, così lo testiamo. Ve lo mostro. Ve lo esco. No, meglio di no. Ok. State a vedere che ho vinto praticamente sempre con questo mazzo. Adesso perdo perché devo registrare, ovviamente. Mi pare più che giusto. Ok, ha fatto una cosa molto bella per me, cioè ha sprecato gli sgherri. Come truppa aerea per la mongolfiera gli sgherri sono veramente una rottura di scatole, perché te la tirano giù subito. Avendo già sprecato la mongolfiera e avendo messo giù gli sgherri, grazie per la correzione, io posso andare di mongolfiera. E mettendolo in basso a sinistra, lei non prende incredibilmente le truppe di difesa. Quindi io faccio così. Bastardo con la gelo. C'è il mago qua. Però almeno ha dovuto usare Tesla. Cazzo, non ce l'avevo pronto. Ok. Ok. Mi potevo difendere meglio. Purtroppo non è andata come speravo. La Gelo dovrebbe già averla usata, io metto la Valchiria. Non farà tantissimo, ma un po' difenderà. Io direi di mettere un bel cucciolo di drago qua, così anche gli sgherri possono andare a quel paese. No, lui mette la Tesla. Eccoli lì gli sgherri. Io stavolta, come mi tengo già pronto col cannone, perché si sa mai... What?! No, riapri i gioiali. No! Perché Blue Stag? Dai. Ah! Mi sa che ho già perso da mezz'ora questo leggero dubbio. Ale! Ha mancato a mettere Gesù, eh? Cosa avevo detto sul fatto di perdere? Ti è infamato, dai però! No, dai, non puoi farmi questo! Non con la gelo stronzo!
posso uccidere quelli che mi hanno vedo crescere gli altri. Che palle! Vabbè, Paolo Maggio. Posso sapere cosa si è aperto? Io non lo so cosa si è aperto! E cosa si è chiuso? Perché è fatto? Non lo so, basta che non lo rifaccia! A me interessa quello. What? Ah, perché sono 75 trofei in più di te. Ah, smettila, non è così male. Cioè, è tragico per te. Boh, un'unità aerea la spreca. Bravo. Che la faccio anche avvicinare. Fatto niente io. Con la velina. Allora. Cos'è che ha messo giù per pararsi il culo della mongolfiera lui? La Tesla forse? Non l'ho vista. Può darsi la Tesla. Nine, il cannone mi ha messo giù. La scossa. Ale, vuoi gettare qualcos'altro? Ok. What? Non l'ho appena giocato quello. Drago di merda. E come ti fermo? Non ti fermo. Ma c'è un conquista. Cannone! Stavolta te lo metto nel... tardo lì. Ucci fuori campo. No! Ok, va bene, va bene. No, non andate lì in mezzo! Che mongolo. Mi mette il cannone. Ancora, eccolo lì! Però non mi deve. No, mi devi. Ci hai rotto le palle, eh! Dai! Esplodi lì vicino, basta quello! Non esplodi lì vicino! Perché butti là? Ah, non va. La Valchiria. La Valchiria a caso che ho detto che serve per difendere. Nome in viola, tra parentesi. Non avevo ancora visto un nome in viola. Ok. Baulo omaggio. Scherzavo. No, ok. Voglio un'epica. 8 giganti regali. Bella, epica ce l'hai di sotto. Ne ho due qui su. Due. Vai, slot baule pieno. Fanculo gemme. Cosa che non si fa mai, però vabbè, chi se ne frega. E vi dai 49. Ma basta però. Saranno felici quelli a cui serve la scarica, perché non me ne faccio un caso. Ma perché? Vabbè, questi sono forti, sono in tre almeno. Ok. Mettiamo intanto a sbloccare un altro baule. Ok. Uno a livello 8, che gioia! Le gioie della serie. 7. Istrattore, aia. Sì, vai il mago a fanculo, mi piace il mago a fanculo. Non mi piace la torretta lì.
cosa c'ha là dietro? C'ha l'estrattore. L'esercito. No, il cannone da mettere giù. Fortunatamente c'è il mini. Perché? Fortunatamente c'è il mini perché? No, perché le frecce? Guarda, guarda il mini pack, guarda il mini pack. Guarda il mini pack. Tutto lui! Sempre lui! Il mini pack! No, quelli mi stanno un po' più sul cazzo. Cioè lui mi sta un po' più sul cazzo, ma lui. Distraiti, distraiti, no, va bene lo stesso, meglio. Ok. Ok, questo volevo succedesse. Ok. Ok, quello non mi preoccupa più di tanto. Quella mi rompe il cazzo invece. Oh mio Dio, si sta a laggare. Beh, ha fatto fuori la torretta e l'estrattore, quindi posso ritenermi più che soddisfatto. Ancora, io ti fermo così. Tutto in difesa, su via. Ma anche un po' in attacco da due fronti, perché sì. Vai! Vai che c'è il 3-0, vai che c'è il 3-0, no, non c'è mai nemmeno lì. Signori, signori, adesso metti la super magical. Adesso ci apriamo la super magical. Tutti argento. A quanti ne dovrò segnare i bauli argento? 3, mi sa. Perché sto cercando di tenere il conto. Mi sono sputtanato il conto. Ok, questo è tutta la vita. Connessione del tubo. Bene. Allora, questo è la vita o la morte. Se trovo una leggendaria qua dentro, il mio amico disinstalla Clash Royale. Ok, via. 612 di oro non fanno male. 9 cannoni non fanno schifo perché li uso. 20 di questi ma basta. Rara, 5 rare. Quante ne contiene? 17. 17. Non mi ricordo quante ne contiene. 11 o 17. 5 trio di moschettieri. Un bel mini pecca, un qualcosa? Frecce? Ti prego, dimmi che sono le epiche queste. No. No. Leggendaria. No, mi manca ancora. Adesso l'epica. Adesso la leggendaria. Manca l'epica. Tre streghe. Non la uso! Non la uso! Va bene. Oh, depressione. Depressione. Niente. Quante gemme ho? 118. No, mi dispiace, non lo apro un altro perché sennò vado a 98. Mi sta, no, 97 mi sta. Ma se io ne ho 0. Tu li sprechi, io no, vedi, no, io non 4, posso fare quell'episodio lì. Quindi ragazzi, la fortuna non ci ha assistito. Cioè, sono pieno di carte, ho 21 carte da migliorare adesso, tra cui il gigante, il trio, l'estrattore. Ma quante carte ho da migliorare lì? 8. E quelle che mi servono mai, cioè potevano uscirmi 3 mongolfiere, 3 draghi, 15 valchirie, 15 mini pack, no, va bene. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto, non lo so neanche cosa ho detto, lasciate un commento, mentre vi piace, iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo video, quando vi è passata la dislessia. Quindi, bella ragazzi. Dislessia. Sì, dislessia. Gna gna gna. Sì. Gna gna.